quello è troppo alto. Ma no, è che... è più alto di me. Se mi metto più indietro sembra molto più alto. Sì, siamo già... stiamo registrando. Ah, sì? Siamo qui con l'esponente della scienza. Ti ricordi la scienza? Che tu ti eri meravigliato di quel... come si chiamava quel visore che ti avevamo messo? Te lo ricordi? VR. Ma VR ecco, come? Vabbè, VR va benissimo, VR va benissimo. C'è anche Midran fuori campo perché non c'entravamo per queste riprese perché giustamente necessiterà dei suoi spazi per poter agevolare i vari movimenti. Siamo grandi e grossi. Siamo grandi e grossi, questo era sottinteso. Comunque, col VR2, signori, oggi proveremo Switchback VR, che è sostanzialmente il gioco per VR dedicato alla saga di The Dark Pictures Anthology, giusto Midna? Ecco, cerco conferma anche fuori dalla regia. Allora, innanzitutto proprio si deve regolare il VR, quindi... io che soffro di claustrofobia mi dà un po' di fastidio. Bella. Vedi qualcosa? Sì, aggiorna il file, il software del dispositivo. Figa! Aggiorna adesso. Stai aggiornando? Gli è scritto aggiorna adesso. Si è rotto la PlayStation. Le mani sono strane, come su? Non sono le tue. Mamma mia. Attenzione, si è insanguinato tutto. Ti senti proprio là dentro, Lello? Certo che mi sento qua, mi stanno cascando, ai miei cadi anche qua il sangue, che cos'è? Attenzione. C'era una ragazza. Stavi guardando il culo? Stavo guardando il culo, sinceramente. Dov'è? Oh. Ehi là là. Adesso si viaggia. Sì, che bello. Guardate fastidio, intorno. Bello. Non mi dà fastidio, mi diverto quando si viaggia. Hai un po' di motion sickness? Che vedi, che c'è? Insomma, Albero. Madonna dei benedettini. Attenzione. Ai, che meraviglia. Si diverte, attenzione. Magdalena, ma come ci buttavo stasera. E va bene, e va attenzione, bene. Attenzione, attenzione. Voglio vedere quando c'è la discesa. Veramente? Se c'è una discesa. Noi non l'abbiamo ancora provato, quindi questa è la prima volta che lo vediamo. Oh, le cose veloci a me piacciono, però certamente non sapendo. Hai le pistole tu comunque. Devi sparare, devi sparare. Spara, spara. Hai visto, ho capito, gli scheletri. Dai, che mira che c'ho. È pazzesco. Che si scarica, ricarica. Scuotila. Ah, giustamente. Che poi là, che c'è? Voto a questo gioco? 10. 10 all'ormai viene. Attenzione, attenzione. Ancora non è veloce, ancora. Devo sparare? Questo ti sta spiegando come usare la mira, in pratica è una parte di spiegazione. La salita come si fa? La salita è impressionante. Ce la fa sta macchina? La salita se la sbriga il carro, però. Che voglio vedere una discesazza di quelle clamorose. Madonna santa scienza, mamma. Ma qui inventa queste cose qui? Bravi, eh? Bravi. Oh, non si vede che una mazza. Attenzione, non si vede? Io mi guarderei sotto. Vediamo. Cazzo. No, bestemmiato. No, non ti preoccupare. Ai. La tosse. Tu se mi vendi, bagarose, mamma. Sta morendo, signore. No. Occhio! L'albero! Abbassati! Disgraziato! Spara, dove già? Spara sti stronzi! Ah, per forza a sinistra. Si spara sto pezzo di merda. Spara. Non si fa niente. Questo pezzo di merda. Una specie di mitraglietta. Io carico sempre. Ma la parte in cui andava veloce rendeva la sensazione di velocità? Sì, caspita, certo, beh, cioè, mi sono anche mi sono pirito. Mi è venuto di fare la pipì. Ah, questo non è normale, se è la prostata controllerei, attenzione. Madonna, se uno non lo sa. Oh, ma l'ha fatta, Ha fatto il primo capitolo, signori. Ah, meno male che è tutto finto, ma se no la paura, il cacazzo. Tu sì. Pensa il cacazzo. Sì. Oh, chi è sta cosa? Una palla? Il tavolo sfera, che si muove. Una sfera, attenzione. Oh! Figa! Attenzione, spaccalo, ammazzalo! Sparagli! Ale, vedete pezzo di... Sulla testa. Altro scemo, ma... In testa. Hai visto che sul corpo non si fanno niente, praticamente? Allora, sulla... In testa. Devi dice. Prenderli in testa. Madonna, prima nell'orecchio, signore. Attenzione! Madonna, qua sulla bocca... Benissimo, gliela proprio da ma... Pezzi di merda! Vai, attenzione. Spara. Oh, non va. Pezzo di cretino. Occhio, a sinistra li stanno mangiando. Spara. Dai. Non ci fa. Ehi, non ci farà la mossa perché. Io qua rischio la vita, eh. Una salita, ma poi è inquietante il l'ambiente. Sì, l'ambiente sì. È inquietante. Sì. Che c'è a terra? Niente, in teoria ci dovrebbero essere i tuoi piedi, ma non ci sono. Ci sono.
benedetta mare. C'è questa, ai, 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 ai. Questa tosse ogni volta che c'è la discesa, è una... Ah, perché... Ai, ai. Io non ti sto capendo la mazza. Prendi l'ossigeno, Midna. Ma da che... cazzo sono una parete di cretini. Ammazza sti cretini. Una parete scemi. Un po' di paranza, via, ammazza. Ammazza. Ma poi chi è l'uomo? Cioè... Ma in effetti che cazzo voglio? Cioè io sogno cappe, fatti me, chi sta mi assicuro? Ma uno si sta facendo la Josh. Aspetta, qua è inquietante forte. Ehi, là là! Mi sorprendono sempre. Questo è lo scopo, diciamo. Di sorprendere? E anzi, io te la sto rendendo facile perché ci sono io accanto, normalmente. E meno male che parli, perché da solo non me lo farei questo posto. Comunque. Ora rallentato, ma che ambiente! Ma il mare, c'è la nave! C'è il mare? Mamma mia! Stai entrando nella nave, lei! Abbiamo, cominciamo ad avere. È inquietante! No, ci sono dei bagni schifosi. Sì. Ecco. E c'è sempre un pezzo di merda che. Ma rompere i patate, vabbè, vabbè, è inquietante, ragazzi, è inquietante. Ma speriamo che non me lo sogno la notte, pezzo di cretino. Mamma mia, è ambientato, veramente viene la malattia al cuore. Ah, bene, attenzione, le controindicazioni del VR2. Si è fermato, non si fermasse qua, che qua è veramente l'ira di Dio, sembra che c'è. Dove sto entrando? Cioè, queste sono zone che come minimo sembra che ti debba venire il tetano. Ma come inventa queste cose? Il dirimento! Gli stronzi. Ma gli stronzi sono geni. Sta entrando in una sorta di grotta terribile. Attenzione, una bocca di... Che te sta facendo? A modo suo che mi mangiavo? Ti sta vomitando degli zombie addosso. Questo ha due teste. Infatti. Hai già il visore messo storto, secondo te non ci vede bene. Ma chi secondo testi? Vabbè, avvicinati che è peggio per te. E pazienza. Ricarica e massa, ricarica e massa. Senti, o io tu. No, non è morto. Meglio tu, ecco. Praticamente io dovrei essere tutto sporco di sangue, sì. Merda. Ma infatti lo sei anche nella realtà, guarda che schifo. Di schifezze. Guardate. Ma è sempre inquietante. Dove ci troviamo qua? Ah no! Il sangue è la testa che sbatte! Giustamente! Cioè, gli dicono tu sbatti la testa, ti esce sangue! E te ne esce, ma sbaglio! Cioè, il sangue che gli ho lasciato, eri morto! C'è un pezzo di merda qua! Esatto! La paura, se che ti sparo! Apri la bocca! Spara tanto, spara sempre! E lui si trattiene! Spara, che qua ce la vediamo, pietre, signori, stones! Quella! Eccoci! Quella! Eccoci! Non spostare il sedile, eccolo! La tosse, la tosse! C'è sempre la tosse da discesa. Realtà, quello gli è cresciuta la testa. Spara! Benissimo. Ah, cioè siamo in un altro ambiente sempre più cupo, sempre più triste. Ma scusa, ma in un gioco così che è horror. Mia. Dove volevi entrare? Ah, in una casa. Gioco, non pensavo. Vedi che c'è il mare. Ah no? Non pensavi. Dove sto entrando? Nel frattempo no, così. Ma sembri chi sto con due teste, c'è scasse i coglioni. Sto fuoco come è fatto? Così. Ma come fa Gianluca? Posti inesistenti. Ma cioè, l'inferno, se l'inferno è così non voglio morire. Perché casomai vai all'inferno? No, penso di no. Attenzione, può darsi, potresti andare all'inferno. No, sto morendo, le manate! No! Sei salvato! Ti sei salvato per il rotto. Ti sei salvato proprio per il rotto della cuffia. Sì, e poi su besti. Nel senso sono altissimi. C'è qua. Madonna! Ehi! Via di tosse! No, non mi viene più tosse. E ci sono sempre ste stronze! Mamma mia, ma non finiscono mai! A destra, a sinistra! Che verona manata, è scemo! A dire che c'hai pistole! In effetti non lo vedono che hai le pistole! Due teste, fango, due... Esatto, spara così! Già basta la testa, due teste... Ehi! No! No! Chi ci pensi? Ma quando uno muore che succede? E si muore anche nella vita reale. Allora. Ma sono pazzesco. L'esperienza com'è stata? Com'è stata? Madonna, che me lo scazzo. Oh, mi sento bene, ma dico, ma come era la scienza? La scienza. Attenzione, i videogiochi normali sì. No, questo sì. Questo sì. Perché questa è un'esperienza diversa. Sì, ma se tu sei là dentro, cosa. Vivi il gioco dentro. È diverso. Oh, per quello che posso capire io. Certo che è forte, è imbarazzante. È imbarazzante sto gioco. Perché è imbarazzante? Ma perché ti fa vivere veramente la realtà?
viene veramente. Ah, viene... tu dici inquietante. È inquietante. Grazie, alla prossima. Ne vogliamo fare un altro? Sì. Presto. Alla prossima. Quando? Tanti like, appena lasciano 11.100 like. Appena ciao. Ne lasciano, ci vai a casa un'ora. Mi spari. Ciao.